Ingegnere, sicuramente una bellissima iniziativa, il contratto di fiume. Lei nel suo intervento ha detto anche in questo caso siamo gli ultimi in Sicilia. Ma direi che siamo ultimi, ma stiamo dando una forte accelerazione. I contratti di fiume dal mio osservatorio, quello dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, mi dice che i contratti di fiume si stanno moltiplicando, come si stanno moltiplicando i contratti di costa, sostanzialmente dei contenitori che raccolgono quei territori omogenei che fanno squadra attorno a un fiume, che quindi, e questo è l'obiettivo primario del contratto di fiume, non saranno più un non luogo, un areale che viene disconosciuto dai territori limitrofi, ma torna a essere cerniera per un nuovo sviluppo sostenibile, per uno sviluppo ambientale e soprattutto una maggiore tutela del territorio. Da dove si deve partire secondo lei? Ma intanto bisogna partire dalla priorità del territorio e quindi comprendere cosa è diventato e cosa vuol tornare ad essere il fiume attorno a cui si raccolgono una serie di comuni. E quindi comprendere perché i muri d'argine sono stati rotti in più punti per accedere al torrente, perché è ancora concesso di entrare nel torrente, proprio il non luogo di cui parlavo prima, per il deposito di rifiuti. Comprendere perché un territorio che dovrebbe essere patrimonio comune è diventato invece un non luogo nel quale nessuno interviene. Partendo da quello si comprende anche l'elemento fondamentale della presenza del torrente, del fiume sul territorio, che è la risorsa idrica, soprattutto in un momento in cui i fenomeni di desertificazione e di cambiamento climatico fanno sì che l'acqua diventi un bene prioritario assolutamente per il territorio e quindi da tutelare in termini sia di quantità ma soprattutto di qualità.